Gózalo, gózalo. Di volta per agosto, come andrà? Speriamo bene, anche perché ho corso ieri a Verona, quindi entrambe sono un po' stanche, però la smette tutta come sempre. Bene per il proprio settimana e dai, speriamo che così buono. Sì, spero bene, poi si vedrà, l'importante è andare forte. Bene, mi fa male le gambe, quindi spero di andare bene. Per agosto di volta, chi vincerà? Non lo so. Di volta per agosto, siete pronti? Corridori, attenzione, pronti, via! Amici del ciclismo giovanile, bentrovati! Nonostante il periodo estivo, generalmente dedicato alle vacanze, il ciclismo non si ferma, anzi, raddoppia. Oggi, lunedì 15 agosto, impegnati nel 12° Memorial Marco Noci, oltre un centinaio di atleti pimpanti si sono dati appuntamento sulle strade di Genivolta per onorare la bella gara dedicata alla categoria allievi, messa in cantiere dalla società locale Cara Sandro Terenzi, la Imbalplast di Soncino. Un percorso completamente pianeggiante, ad eccezione del tratto dove è situato lo striscione del traguardo. Una leggera e costante ascesa. 400 metri finali, spesso divenuti determinanti per l'esito finale della classifica. 400 metri da superare di slancio dopo i 76 km di gara in programma e un numero interminabile di tentativi di fuga e di scatti per recuperare i fuggitivi, che anche quest'anno sono stati il contenuto tecnico della gara che presto andremo a raccontarvi. Presenti le migliori formazioni lombarde, non solo, sono stati anche motivo di soddisfazione per gli organizzatori, che nonostante le difficoltà oggettive che condizionano negli ultimi periodi in generale l'attività giovanile, hanno voluto e saputo guadagnarsi i complimenti di tutte le formazioni presenti per la buona riuscita della manifestazione e per la ricca premiazione conclusiva. Mentre con le immagini vi mostriamo alcune delle fasi della gara, un breve cenno sulla qualità dei partecipanti è d'obbligo. Al via in pole position la parmense Torrile, che vanta già 11 vittorie, ben rappresentata dal plurivincitore Andrea Cornacchione, che ha saputo cogliere i propri successi a Milano, Bologna, Modena, Parma, Cremona. Insomma, un atleta che durante la stagione si è già spesso confrontato non solo a livello locale, ben spalleggiato dai compagni Matteo Vida, vincitore nel corso della stagione a Prato di Correggio nel 44° Gran Premio Artigianato, e da Filippo Fochi, che ha saputo salire sul gradino più alto del podio nel secondo Memorial Luciana Coppelli. Formazione tosta quindi, che dovrà confrontarsi però con avversari di pari livello. Difatti al via la senaghese di Riccardo Bennati e Riccardo Teruzzi. Il primo, ricordiamo, vincitore nella gara di bollate a Milano, Cardano al campo e Fagnano Lona in provincia di Varese. Ed infine nel lecchese, per la precisione a Vercugnano, mentre il compagno di formazione Teruzzi, due le vittorie fin qui conquistate. La prima stagionale a Puginate di Brignano, mentre la seconda vittoria è stata conquistata in terra bergamasca a Trezzo d'Adda. Torniamo alla gara. Con le immagini seguiamo questo continuo spettacolo di agonismo. Come potete vedere, la gara è stata davvero molto movimentata, anche se nessuna azione ha di fatto guadagnato uno spazio rassicurante. I 76 km in programma sono stati percorsi in un tempo pari a 1 ora e 49 minuti, sviluppando una media di 41.835 km orari. Media, diciamo pure, pregiudicata dal rallentamento generale del plotone nella parte finale dell'ultimo giro. A titolo di cronaca, il rilevamento del tempo a metà gara faceva segnalare una media superiore ai 45 km orari. Quindi normale aspettarsi un calo di prestazione in odor di traguardo, anche se possiamo anticiparvi che uno dei motivi di calo così repentino è anche la conseguenza di un diverso atteggiamento tattico delle formazioni presenti. Diciamo che dopo aver provato uno sganciamento nella prima parte di gara, si è optata per una situazione di gara adatta alle ruote veloci, quindi controllo serrato nelle prime posizioni del gruppo.
Le bresciane Otelli, caseifici Zani con il veloce Gianmarco Begnoni, spesso attivo nelle prime posizioni. Lo ricordiamo, il bravo corridore veronese, accasato nella formazione di Giancarlo Otelli, ha già conquistato nell'arco della stagione 8 affermazioni e 5 secondi posto. Ma soprattutto il bravo Gianmarco ha saputo ben destreggiarsi sui percorsi e specialità diverse, dimostrando una buona versatilità e altrettanta buona condizione fisica. Altrettanto temibile in maglia gialla e diretta da Marcello Bregoli la formazione di Montichiari, Alberto Dell'Aglio. Anche per questa formazione situazione decisamente accettabile, quella di un arrivo a ranghi compatti, in quanto proprio in Alberto Dell'Aglio le attese di una volata vincente. Lo ricordiamo, già vincitore nel corso della stagione in ben 4 occasioni. La prima a Ronco di Gussago nel trofeo Ceramiche Braghini, poi a Vaglio Terme nel trofeo Osvaldo Bodei. Terza vittoria stagionale a Castenedolo nel trofeo Boldini alla memoria, mentre la vittoria più recente conquistata a Bonate di Sotto, sempre in un affollato sprint di gruppo. Come potete immaginare, molti sono i pretendenti alla vittoria finale, e quindi grande equilibrio. Altro tentativo di allungo e piccolo vantaggio che comincia a diventare interessante, come interessante è la composizione di questo gruppetto di 7 unità. Con il dorsale 28 in maglia Bike 3 Team troviamo Davide Plebani. In maglia Valle Camonica il generoso Michele Barretto, molto vivace durante la corsa. Per la Marianese Lorenzo De Carlo si porta in testa per fare la propria parte. Poi per la Bresciana Otelli con il dorsale 13 già citato Gianmarco Begnoni. Per la locale Cremasca troviamo nel drappello di testa Davide Donesana. Passa ancora in testa a fare l'andatura Michele Barretto, poi di seguito vediamo con il dorsale 120 a difendere i colori della società Pessano Samuele Zanaboni. A chiudere l'elenco dei fugitivi per la formazione Cavenago Edoardo Cereda. Pochi secondi di vantaggio e gruppo che si mantiene a distanza di sicurezza. Gruppo interessante e pericoloso, ma al suono della campana che indica a tutti l'inizio dell'ultima tornata, il gruppo si ripropone nuovamente compatto e quindi, come diceva il grande Bartali, tutto da rifare. La corsa esce dalla zona industriale di Genivolta con due atleti leggermente avvantaggiati nei confronti del resto della gara. Sono per la precisione, con il dorsale 7, ancora Davide Donesana, già presente nell'azione più pericolosa dell'intera gara, in compagnia del portacolori della società romanese Ruben Pavesi. Un tentativo che guadagna di fatto solo un centinaio di metri di vantaggio, un vantaggio minimo, poco rassicurante, che obbliga gli attaccanti a pedalare a tutta. Azione ben controllata, soprattutto dalle formazioni più accreditate in caso di arrivo in volata. In testa al gruppo a fare l'andatura Andrea Foccoli, sempre molto presente quando è necessario lavorare per la squadra. Alle sue spalle i compagni di formazione del gettonato Andrea Cornacchione e Torrile, pronti a fare la propria parte. Quindi si prospetta un arrivo allo sprint e comincia la classica bagarre per mantenere le posizioni di testa. Al traguardo tutto è pronto e ora spazio ai velocisti di turno. Dall'ultima curva, a sorpresa, spuntano due maglie sopra Zocco in testa a lanciare lo sprint del compagno Alessio Briarava. Sulla sua ruota informissima Filippo Tagliani, che parte deciso. Rettilineo finale, Andrea Cornacchione rimonta e vince. Sul podio Tagliani e Teruzzi. Nona vittoria, un arrivo in volata, una corsa molto veloce, ce la racconti? Sì, la nostra squadra aveva il compito di tenere chiuso il gruppo fino alla fine, ci siamo riusciti, è stata una bellissima volata, sono usciti quelli del soprazocco, ho preso la ruota, l'ho saltato ai 50 metri, è stata una bellissima volata. Corsa velocissima, fughe contro fughe, tutte recuperate, una corsa davvero molto veloce. A chi la dedichi? A tutti i miei compagni, i miei dirigenti e a un paio di persone speciali. Ed ora la classifica del 12° Memorial Marco Noci. In decima posizione abbiamo Luca Bonaiti della Ronco,
Nono posto per Gianmarco Begnoni, aspiratori Otelli. In ottava posizione Federico Salvetti della Valle Camonica. Settimo Samuele Zanaboni, Pessano. Sesto Michele Trinca Colonel della Pedale Brembillese. Quinto Gabriele Minardi della Molinello. Quarta posizione firmata da Alberto Dell'Aglio della Monte Clarense. Sul terzo gradino del podio Riccardo Teruzzi del Pedale Senaghese. Secondo si piazza Filippo Tagliani della Sopra Zocco e complimenti ad Andrea Cornacchione della Torrile per la vittoria a questa gara. Si è conclusa un'altra bella giornata di sport, siamo ormai arrivati alla 12ª edizione. Ormai sta diventando un po' una classica questa giornata del 15 di agosto a Genivolta. Sì, è una classica, stiamo insistendo su questa collocazione cronologica perché la riteniamo positiva, di tutto perché possiamo contare su un numero di sportivi che nonostante il Ferragosto garantisce comunque la propria presenza, il che non è cosa da poco. Poi il fatto che nessun'altra società azzarda una macchina organizzativa in questa data, per cui la cosa va tutta a nostro vantaggio. Avete qualcuno in particolare da ringraziare che vi sono stati vicino? Beh, gli sportivi che sono quelli che garantiscono poi la copertura e la sicurezza della gara con la copertura degli incroci, tutti gli sponsor che da anni si sono dimostrati fedeli, ormai sono 12 anni e abbiamo mantenuto lo stesso numero di sponsor che sono stati i pionieri che hanno permesso l'organizzazione di questa gara. Quindi possiamo dire un arrivederci all'anno prossimo, al 15? Sicuramente realizzando quella che è stata la volontà di Marco Noci che ha voluto questa gara in suo ricordo.